È diventato un paese assolutamente impossibile questo! Ma che ha fatto? Ha fatto tutti i capelli buoni! Ma che ha fatto? È un cache blu! E i guaglioni nascono con la pelle nera e gialla e nessuno si meraviglia in Tastevic. Ma per un po' di blu nei capelli avrà esagerato. Guarda qua, qua ci vuole la porta. Ma dico io, Napoli è un mare di corna. E facitemi corna vostre! Ma mi spieghi perché continui ad andare da quel disgraziato? E dai tu i soldi? Quello si prende 3 lire. E poi non è il parrucchiere la questione, è la gente! Robè, ce ne andiamo sì o no da Napoli? Ma quando ci decidiamo a lasciare sto paese? Oltretutto non mi ha portato mai bene da che sono nata. Mamma, ti devo parlare. Ti ho comprato Fontamara di Silone, conservami i giornali. Ma si può sapere che è successo? Stavo scendendo per i gradoni di Chiaia, ma ti dico. La gente si volta, si rivolta, commentano. Ma che avranno visto? Ma dove vivono? Ma che esagerazione! Ma non è che volessi questa cosa eccentrica, un riflesso azzurro nel grigio. Il disgraziato si è sbagliato, il tacchino sgabuzzino potente in nero. Io dentro all'oscurità non ci vedo buono. E guarda qua come ha combinato. Ma faccio tutta blu, ma che abbiamo visto, sei blu. Ma che è? Mi sono messa a gridare là in mezzo alla piazza. Beh, uno scugnizzo, un lazzarone, un fischio dietro. E mi arriva in capo una bummarola, che le belle grosse, il tagliere tutto imbrattato. E noi vogliamo dare una democrazia, una civiltà moderna a questo paese. Quelli fascisti, è uno buono per loro. Che c'entrano adesso i fascisti? Ancora ti risenti tu quando uno te tocca. Si capisce, ogni cosa che succede adesso è colpa dei fascisti. Ti buttano una pummarola in gabbia, estate, un fascista. Certo, e chi poteva essere, data l'età, un figlio di fascista. Con te un discorso serio non ti può fare se mi esaltando. Ah, tu non mi ascoltare, nella tua mente due sono i chiodi fissi, i fascisti e Michele.